Radio News 24 On Air. Ciao a tutti i nostri amici ascoltatori, le nostre amiche ascoltatrici. Io sono Federico Regonesi e oggi andiamo a fare un bel viaggio nel mondo del gusto e dei sapori, perché vi porto a visitare la terrazza Tre Castelli. Per parlarne con noi abbiamo lo chef Cristian Silvestri. Ciao Cristian, benvenuto. Ciao a tutti, ciao Federico. Ciao, ciao, piacere di conoscerti. Allora, raccontaci un po', se vuoi, due o tre informazioni su questa terrazza, la vostra storia e quali sono le vostre particolarità. Sì, allora, noi abbiamo aperto da poco, in un periodo un po' sfortunato, ma abbiamo aperto il 6 marzo e niente, si chiama Terrazza Tre Castelli perché abbiamo questa enorme terrazza a 360 gradi, wow, dove si possono vedere i tre castelli dei paesi qui vicino, che sono Trisobbio, Carpeneto e Montaldo Bormida. Certo. E da qui quindi il nome. Le bellezze del Piemonte. Sì, sì, siamo circondati da colline e vigneti, quindi molto bello. Beh, veramente bellissimo come luogo, anche solo una visita su Google Maps ti toglie il fiato. Ma e so che voi avete un menù variegato, perché fate sia pizza normalissima ma anche proprio dei alta cucina. Sì, 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 abbiamo un forno a legna, quindi abbiamo la pizzeria e proponiamo diversi tipi di pizze, tra cui la nostra pizza Tre Castelli, che è una pizza bianca con gorgonzola, riduzione di dolcetto, che qui è una zona dove si produce il dolcetto d'ovada, quindi abbiamo voluto utilizzarlo anche nelle nostre pizze. E poi abbiamo il nostro menù che cambia stagionalmente. Adesso abbiamo il nostro nuovo menù autunno e niente, che lo riempiamo con sia piatti della tradizione piemontese e ligure, perché noi siamo sia piemontesi ma dalla parte di mio padre siamo liguri, quindi ho voluto mettere insieme tutte e due le regioni, e poi niente, qualche piatto invece di nostra creazione, un po' più innovativo e diverso. Certo, ma ascoltami, ti vedo, chi ci sta seguendo in podcast lo sta vedendo altrettanto, all'interno del tuo ambiente naturale, la cucina. Com'è nata la tua passione per i fornelli e per il cibo? Ma io ho sempre avuto la passione per la cucina, sin da piccolino, guardavo sempre le trasmissioni, mi ha sempre affascinato questa cosa del cuoco, che da una materia prima anche povera, magari soltanto una verdura, riesce a creare un piatto, metterci tutti gli ingredienti intorno e creare un bel piatto. Mi ha sempre affascinato questa cosa e quando ho avuto l'opportunità di scegliere, ho deciso di intraprendere l'alberghiero per poi fare delle stagioni qua nei ristoranti vari, e adesso finalmente ho coronato il mio sogno di aprire il mio ristorante. Bellissimo. E guarda, l'importante è la passione, soprattutto in un lavoro faticoso come quello dello chef. Sì, perché poi vabbè, sei tutto il giorno qua dentro, ma diciamo lo stress e la stanchezza svanisce quando i clienti ti vengono a fare i complimenti, sono contenti di quello che hanno mangiato e certo. Lì sparisce tutto e sei pronto a ricominciare un'altra giornata. Bene, bene, bene. Allora, si sente che tu hai amore per quello che fai e insomma, si dice sempre che l'amore è l'ingrediente segreto per rendere il cibo delizioso, quindi non mi stupisce che i tuoi clienti ti facciano i complimenti. Ma ci vuoi raccontare? Hai detto, no, che avete sì i piatti della tradizione ma anche dei piatti proprio di vostra invenzione. Ce ne vuoi raccontare uno o due di cui sei particolarmente fiero? Ma sì, adesso diciamo abbiamo come dolce abbiamo questa specie di tiramisù in cui utilizziamo questa riduzione al dolcetto che comunque fanno in pochi qua e ci dà un bel contrasto di gusti. Se no, invece, per quanto riguarda i piatti di cucina, abbiamo adesso in carta, abbiamo un petto d'anatra cotto a bassa temperatura, perché mi piace utilizzare la cottura a vapore che rende la carne morbida un po', e cotto a bassa temperatura su queste cipolle di tropea in agrodolce cotte in vasocottura, quindi un altro tipo di cottura diverso, e questa chips allo zafferano fatta in forno e via. Ma come si fa, Cristian, a inventare un piatto?
Io utilizzo molto appunto la stagionalità, cioè io vedo i prodotti di stagione che ci sono e una volta selezionati intorno a quei prodotti crei il piatto, quindi vai dietro, scegli il taglio della carne, che cosa vuoi fare, il tipo di animale da utilizzare o pesce intorno ci crei il piatto. Fantastico. Guarda, super interessante questo mondo della cucina di alto livello. E a proposito di, insomma, voi siete in Piemonte, è una cosa che non può mancare il buon vino. Da voi cosa si beve? Sì, da noi appunto, noi siamo sopra una cantina, perché il ristorante è a 30 metri d'altezza. Siamo sopra questo silos e appunto sotto è una cantina, quindi abbiamo finito la vendemmia da poco. E qui i vini si beve Dolcetto, Barbera, Vonarda, Cortese, i vini del territorio. Tipici del territorio, certo. Sì. Guarda, allora non mi resta nient'altro da fare che ricordare ai nostri clienti di andarvi a cercare, prima di tutto sui social, che è la cosa più facile, basta, lo vedete anche in sovraimpressione su Instagram, Terrazza Tre Castelli, e lo stesso su Facebook, Terrazza Tre Castelli, luogo meraviglioso, ma non solo, se tutti voi che ci ascoltate del Nord Italia, del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, che siete amanti del buon cibo, per una domenica pomeriggio, per un pranzo delizioso, la Terrazza Tre Castelli può essere un luogo ideale. Esattamente, Cristian, qual è il vostro indirizzo fisico? Come facciamo a venirvi a trovare? Allora, Terrazza Tre Castelli si trova a Montaldo Bormida, in via Alcide De Gasperi 96. Veniteci a trovare, vedrete che vi troverete bene, anche perché siamo in un ambiente di tutti i ragazzi giovani, dai camerieri al mio sous chef Davide Gabetti. Anche io ho 22 anni e lui ne ha 20, quindi siamo siete giovanissimi. E niente, anche tutti, pizzaiolo, camerieri, saremo tutti contenti di accogliervi qua con noi. Fantastico, allora ragazzi, tappa obbligata, Terrazza Tre Castelli. Grazie Cristian per essere stato con noi oggi, è stato grazie un piacere. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Ciao. Allora un abbraccio a te e un saluto a tutto il tuo staff che è super simpatico. Ciao. Mua. Grazie. Salutiamo allora Cristian Silvestri, ma non ci salutiamo. Restate con noi perché Radio News 24 e On Air continuano. Ciao!